Eccoci qui, amici rossoneri, c'è Michael Cuomo. E quando c'è Michael Cuomo c'è una discussione, c'è un dibattito, c'è una camera a caffè, idealmente, anche se non c'è il caffè. Ben ritrovato, C'è Michael. un'incazzatura, c'è Guarda, una io ti dico. rabbiatura, c'è una delusione, cosa c'è? Io, allora, diamo subito qualche notizia. Vai. La mia premessa, allora, io sono uno che se succede qualcosa di sbagliato, se la prendo, se la prendeva. Poi ho detto, ma che cosa serve? Il nostro Filippo di stile Milan, che sai, veste anche tanti di casa Milan, l'altro giorno ha fatto un video dicendo, ma tu puoi cambiare qualcosa, cioè cerca di andare a incidere dove puoi cambiare qualcosa, ma se tanto è successo, che cosa puoi fare? No, il suo maestro di tesi diceva, vai a lavorare su cosa puoi cambiare, ma gli aspetti esterni tipo il pubblico, eccetera, non puoi cambiare, fattene una ragione. Quindi non dico che non me ne faccio una ragione, mi dispiace, però questa volta non voglio arrabbiarmi. La notizia è che non recuperiamo nessuno, anzi, Pioli ha detto recuperiamo Castiglio e Conti, in realtà non è che sono recuperi perché loro sono fuori lista UEFA e quindi per il campionato li avevi comunque. C'è fuori che sì. Che sì, che ha avuto un'influenza nei giorni scorsi anche molto alta, no, positività. Che sì, che oggi ha provato, ma è fuori. E dico su che sì, c'è sfortuna. Se ha la febbre, non è che ci puoi fare molto. Rebic ancora dolore alla caviglia. A questo punto, punta la gara di martedì. Fuori anche Pellegrini che ha l'infiammazione. Quindi, vista così, è un'altra giornata negativa. Sì, Però sai io la prendo con cos'è? più filosofia e No, abitudine, ma purtroppo. per carità, ci mancherebbe altro. È tutto, diciamo, Relativo? no, è tutto che si può racchiudere, rinchiudere. Ce la farò? Cosa Ce dici? la Sono fa. infortunato anch'io. No, dicevo, è tutto che si può rinchiudere in una parentesi chiamata sfortuna. Però quello che voglio dirti io, e caro Longoni, intanto spero che il maestro di stile prima o poi arrivi a consigliarti che il cardigan verde è un po' azzardato, usiamo questo termine. Detto Azzardato, sì, questo, ci vuole tanta personalità. il maestro di stile Milan, detto questo, Andrea, io voglio che i tifosi del Milan arrivino preparati. Cioè, l'effetto sorpresa della vigilia è una brutta tegola. Io mi immagino il tifoso del Milan che accende su Milanello, che apre Milanello, che apre il video, legge la conferenza, ascolta Pioli e ogni volta si trova lì a fare il bollettino. Quasi Questo disperato. Oggi aspetto lo condivido molto. che sì, quasi tutti ce l'aspettavamo in campo, soprattutto se lo aspettavano in campo i Non tifosi. tutti, Non tutti perché perché. sono stati molto attenti, anch'io l'ho visto, me l'hanno segnalato in tanti, mi hanno detto come mi hanno detto di Messias, cosa succede Messias nelle foto, nei video, sui social non si vede, perché se vengono messi social e video, foto e video sui social dell'allenamento, c'è una finalità, cioè i tifosi li guardano, E analizzano, e hanno allora, ecco, visto nei giorni scorsi che non c'era né Pellegrini né Kessié e chiedevano. nel Tu dici processo perché di non dirlo prima? trasparenza è un aspetto fondamentale questo, ovvero arrivare preparati. Perché è chiaro che io domani mi aspetto che i giornali aprano con l'emergenza Milan. Ma l'emergenza Milan di domani è perché l'abbiamo scoperta oggi. Perché se fossimo arrivati al Bologna con, diciamo, queste notizie già assimilate, e ci saremmo arrivati con un piglio diverso. E Capisci cosa intendo spieghiamo, non è dire? solo la bravura del giornalista, è anche quello che viene fatto filtrare, No, viene ma comunicato è di soprattutto la bravura dei tifosi che ormai sono attenti a tutto. Cioè, per esempio, se il tifoso non me lo fa presente e io scorro le fatto. Io foto, confesso, alle foto non do peso, nel neanche io. senso. Capisci? Però è chiaro che se il tifoso ti chiede, ma Bravi, perché? bravi. Perché? No, bravissimi, E bravissimi. su Messias e su Pellegrini È pure il che motivo per sia. cui dico, cerchiamo di arrivare prima, cioè di arrivarci Sì, preparati. dall'altra parte c'è forse il tentativo di dire magari che sì, lo recuperiamo, non diciamo nulla. Però secondo me è meglio preparare piuttosto che scoprire sempre alla vigilia o comunicare sempre alla vigilia che c'è un problema. Ogni conferenza stampa è attesa quasi fosse poi un bollettino di guerra. Cerchiamo, come dici tu, di far capire c'è questo problemino, c'è il bollettino. E cerchiamo di essere tutti un po' più concreti e sinceri. Da questo aspetto traggo ovviamente No, dimmi se tanti sbaglio, consensi. No, 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 cioè, non sto no. facendo della Anche perché poi i critica. tifosi mi dicevano: ma che sì, non c'è, che cosa ha la positività? E io ho detto oggi no, perché poi c'è sempre quella paura. Non vedi il giocatore, quindi No, bravissimi, perché certo. dato un senso ulteriore di informazione. Ha delle foto che forse anche chi mette pensa di mettere così tanto per dare un po' di colore. Invece sono importanti perché
vi rinnovo i miei complimenti. Dall'altra parte io dico che questa volta non voglio rimanerci troppo male, non voglio dire caspita che sfortuna, non voglio dire nulla e dico ragazzi, non voglio neanche abituarmi, però è così, ce ne abbiamo sempre una. E allora dico, cerchiamo di vincere le partite anche con quelli che abbiamo. Quindi Tatarusano, che sì, non c'è Benassere Tonali in mezzo al campo. Ballo Touré Calabria, o lui oggi Calabria Peoli oggi ha detto Calabria può giocare a sinistra, ma io preferisco farlo giocare a destra. Quindi se tanto mi dà tanto a sinistra, io vedo Ballo Touré. Sì. Detto questo, Andrea... E poi in avanti, Salemakers più di Castiglieco, Krunic. Peccato che non c'è che sì, perché avrebbe potuto giocare la carta Benasser sulla tre quarti, sì. Tra l'altro. A sinistra Leao, in avanti o Giroud o Guarda, lui alla domanda su quando i due potranno giocare insieme dice quando Ibra tornerà in condizione ci potrò pensare. Questo mi fa capire che è Giroud che sta attendendo Ibra, no? Cioè Giroud è già in condizione e Ibra sta arrivando. Se tanto mi dà tanto anche qui, ma siamo nel campo delle ipotesi, Giroud dovrebbe essere iniziato a partire. Aggiungo Ibra è anche allenatore di se stesso. Sì, però aggiungo un aspetto. Sì. Siamo convinti che Giroud i 90 minuti li può fare. Sì. Quindi se lo metti dall'inizio la partita te la finisce. Se metti Ibra dall'inizio la partita non te la può finire. Ci siamo? Sì. Quindi se parte Ibra è sicuramente un cambio al 60esimo. Ma se tu devi recuperare il risultato l'ultima mezz'ora... Puoi giocare con tutte e due. No? No, se parte Giroud sì, certo. Altrimenti non hai neanche il cambio, certo. Perché fai partire Ibra, dici poi entra Giroud e se serve abbiamo anche Pellegrini e Rebic, certo. In questo caso credo che proprio la questione di logica porti a far giocare Giroud dal primo minuto e se poi c'è da fare la guerra nel finale si butta dentro anche Ibra e l'ultima mezz'ora la giocano insieme. Posso, Andrea, dare una nota di merito a Stefano Pioli? Certo. Perché neanche anche i grandissimi in questo sbagliano. José Mourinho, che è un grandissimo, ha vinto tutto, non ha una rosa dalla sua parte. Stefano Pioli, con tutte le difficoltà del caso, ha dimostrato in due anni a questa parte di averli tutti dalla sua parte. Non solo, Mourinho perde e dice è colpa di questi. Invece Pioli dice Pioli no. Pioli li ha sempre difesi e li ha sempre tutti coinvolti. Il caso Castiglia. Vabbè, oggi non abbiamo discusso. Comunque posso dirti una cosa? Sì. A me ha detto ragionamenti frega niente. Io domani me la gioco con Ibra. Ibra. No, io sì. No, scusa. Sarò a Bologna. Se si mette male, questo è Bologna domani. Sarò a Bologna e voglio vedere Ibra in campo. Anche perché ti dico la verità. Non volevo vedere se c'è una macchina. Ormai no, mi sono fatto fare le lenti a contatto antiriflesso. Quindi questo... perché ti abbaglia Ibra? Bravo. Io ho detto all'ottico, mio ottico di fiducia. A Oporto, meno male che non ho detto. Guarda che non lo cito perché non voglio le scontistiche. Ho detto, caro mio ottico di fiducia, amico mio, sta per entrare Ibra, siccome lui brilla di luce propria e quindi oltre ai riflettori c'è anche questo contrasto di luci, dammi le antiriflesso perché sennò mi vedi insieme la vista. Già, non sono messo benissimo. Io dico Giroud all'inizio e poi magari insieme alla fine. Ditecelo voi! Ma chi volete titolare domani, ragazzi? E diteci ovviamente cosa ne pensate del discorso che abbiamo fatto prima. Ragazzi, non prendetevela sulla sfortuna eccetera, cerchiamo di vincere comunque anche se è molto difficile, però a volte un po' più di chiarezza, lo diceva Michael. Grazie Michael. A te. Iscrivetevi, lasciate un bel like e andate a vedere il video di Carlo. Ragazzi, un abbraccio, mi raccomando. Dai ragazzi, forza.